Grazie, grazie Teresa, grazie Ettore e grazie a Lisa per aver ricordato anche questo impegno concretamente dimostrato da parte nostra sul tema delle pari opportunità. Vorrei partire ringraziando in realtà Teresa e Ettore per il gesto importante che hanno fatto stamattina portando la testimonianza e la solidarietà concreta della comunità di Italia Viva alla sede CGIL. Io credo che in questo ci sia non solo una solidarietà convinta, loro in tutte le sedi in cui abbiamo partecipato stamattina come presidi, come partito, in tutte le principali città, in tutti i territori, ma anche una condanna e un impegno forte della nostra comunità politica che certamente riguarda la condanna senza se, senza ma di qualsiasi forma di violenza, ma ancora di più convintamente la scelta invece di un agire politico che rifiuta quei rigurgiti di populismo e di destabilizzazione che si stanno proponendo sempre di più nel nostro paese. Noi siamo stati convinti sostenitori del Green Pass al governo, dell'introduzione del Green Pass in tutti i luoghi lavorativi, siamo stati convinti sostenitori del Green Pass nelle scuole per riaprire, come ha ricordato Matteo nel suo intervento iniziale, le scuole in presenza come priorità dell'azione politica di questo governo. Siamo stati convinti sostenitori che l'Italia avesse bisogno di una campagna di vaccinazione che funzionasse ed era uno dei punti di criticità forti che avevamo riscontrato nell'esperienza del governo precedente che oggi dà i suoi frutti. Ecco, il Green Pass e il vaccino sono davvero quelle leve di libertà. Una campagna di Ma lasciatemi vaccinazione che dire che funzionasse c'è ed un era metodo uno dei a punti cui di criticità. criticità. Noi convintamente dobbiamo continuare a rimanere coerenti e che dobbiamo non solo testimoniare, ma promuovere in questo momento storico. Se ci badate, nel momento storico in cui il paese sta ripartendo, i rigurgiti della violenza tendono a creare di nuovo divisione. Ecco, io penso che oggi l'impegno di una forza riformista come siamo noi sia quella di reincarnare una scelta invece convintamente democratica e riconoscendo che la democrazia può avvenire e accadere e animarsi e incarnarsi solo con una visione di ricomposizione, solo attraverso una visione sociale di ricomposizione. I populisti di destra e diciamo le frange estreme della sinistra tendono costantemente a dividere il paese in nemici e contro nemici. C'è sempre un qualcun altro contro cui dover combattere. Oggi l'abbiamo fatto, l'esperienza del Covid, abbiamo bisogno di uno sviluppo, di un processo di sviluppo che invece porti avanti le connessioni profonde sociali e le coesioni sociali. Ecco perché non è accettabile nessuna forma di violenza, ecco perché non è più accettabile un modello sociale di contrapposizione delle parti gli uni contro gli altri. Io credo che questo sia davvero il tempo di una nostra maturità. Allora, come noi oggi partecipiamo a questo processo di ricomposizione? È stato più volte detto che il governo Draghi ha un metodo molto chiaro, che è quello della composizione in avanti. È vero, lo certifico, è esattamente la cifra con cui il governo Draghi sta portando avanti lo sviluppo del paese. Lo fa non solo perché qualcuno lo definisce un'accozzaglia di forze diverse, perché mi sembra evidente che dai risultati dell'azione di governo non si possa minimamente ascrivere alla sua composizione all'essere un'accozzaglia. Certamente è un governo di unità nazionale ampia, non totale, perché abbiamo un'opposizione, ma di ampia unità e con partiti con i quali noi, ovviamente, lo ha ben detto Matteo, non abbiamo nulla a che vedere da un punto di vista della coprogettazione politica, perché col Movimento 5 Stelle con cui sediamo ancora al governo è ben chiaro che un progetto riformista come il nostro non può avere nessuno spazio, diciamo, di relazione nella costruzione del progetto politico. E allora qual è la cifra di questo metodo del governo Draghi? Guardate che non è una sospensione della storia. Il governo Draghi non sta mantenendo la Repubblica in un momento di stasi per permettere alla Repubblica di ricomporsi in altro modo. Sta agendo con delle forze e delle direzionalità chiare. Sta portando avanti delle riforme attese, storiche, da anni nel nostro paese. E quindi noi dobbiamo oggi, credo, decidere di essere il volto di questo processo di ricomposizione, di questo processo di riformismo. Noi che, lo dico con anche la fatica che a me costa, dirlo a livello personale, lo dico in una dimensione anche comunitaria che ha condiviso con me, con noi, con Teresa, con Ivan, con tutti i parlamentari, con tutti i dirigenti territoriali, un momento difficilissimo.
Io mi chiedo spesso se il mio essere al governo deve essere sempre solo motivato da quel 13 gennaio in cui abbiamo avuto il coraggio di dire che quel governo non poteva portare il paese al futuro che si meritava, o chiederci come tutti i giorni oggi noi stiamo e siamo in questo governo. Io credo che dobbiamo scegliere la seconda opzione, e dobbiamo scegliere la seconda opzione perché questo governo ha bisogno di noi, ha bisogno della nostra intelligenza, del nostro coraggio riformista, perché siamo dei riformatori. Noi siamo riformisti perché le riforme le facciamo, non perché abbiamo un'identità, diciamo, a priori, ex ante. Lo siamo perché lo abbiamo dimostrato nel tempo storico del governo, penso in particolare al governo di Matteo Renzi. Lo siamo adesso perché siamo nel governo che ha chiamato a fare le più grandi riforme dell'Italia di questo periodo e che ha l'opportunità di farlo per la Next Generation EU. E allora oggi noi, più volte mi avete chiesto in campagna elettorale, io ho girato moltissimo, è stata un'esperienza straordinaria, ma come, Elena, non ci riconoscono che siamo stati attori protagonisti della nascita del governo Draghi? La domanda è: oggi ci riconoscono il volto del governo Draghi nei territori? Questo è il nostro compito coraggioso e appassionante, ma ripeto, se non noi, chi lo può fare? E allora ha ragione Matteo, il tema della demografia è per noi un asse strategico, altro che i chiacchiericci di Letta e Salvini l'uno contro gli altri. Ha ragione, bene, stiamoci sulla demografia, lo abbiamo fatto. La riforma del Family Act, la più grande riforma delle politiche familiari, e nasce la Leopolda, nasce da voi, non nasce da me, nasce da voi, nasce da questa comunità. Questa è la riforma che cambia il paese. Se oggi il nostro paese ha per la prima volta la strategia nazionale per la parità di genere, che impone fiscalità agevolata, misure nell'educazione e nella formazione, cambio delle regole del lavoro, e su questa c'è stata una piena convergenza di tutte le istituzioni di tutti i livelli territoriali, è perché il nostro partito ha portato questo sguardo, che è uno sguardo non di una minoranza, di una popolazione, ma che riconosce la parità di genere. Lo ha detto Lisa, lo ha detto Isabella ricordando prima l'incontro con Teresa, pone la parità di genere come uno degli assi strategici non solo dello sviluppo, ma diciamo necessari per il futuro del nostro paese, perché le donne devono essere messe protagoniste. Ma noi non possiamo stare fuori dalla riforma degli ammortizzatori sociali. Oggi il Jobs Act, che ha definito quel grande impulso alla forza del lavoro, è chiamato a confrontarsi con un processo storico di rinnovamento del mondo del lavoro. Pensate a come nel mondo della pubblica amministrazione, nel mondo del privato, lo smart working sta cambiando le regole. Dobbiamo stare su questo. Gli ammortizzatori sociali non li può disegnare qualcun altro. Dobbiamo stare oggi nel processo di riforma, perché quel Jobs Act oggi si deve reincarnare in una scelta rinnovata di riformismo che oggi noi dobbiamo fare. Penso al processo della semplificazione della pubblica amministrazione, il progetto Italia Semplice, la semplificazione del codice degli appalti, il piano shock. Penso alla transizione ecologica, che, come ha detto Matteo, deve diventare transizione globale, integrale, non ideologica, ma che deve essere inserita in un processo di sviluppo. Dobbiamo esserci su questi temi. E dobbiamo esserci anche, lasciatemelo dire, sul tema della riforma delle istituzioni. Durante la pandemia, lo ha ricordato anche Matteo, noi ci siamo trovati nella tentazione da parte di alcuni di dire che la democrazia forse non era la forma più efficiente per far fronte alla tragedia che stavamo vivendo. Questa è la nostra responsabilità storica, è dire che invece quella democrazia è la forma più efficiente, perché è la forma della nostra umanità e della comunità che riconosce la dignità di tutte le donne e di tutti gli uomini. E allora quella democrazia noi oggi dobbiamo dare una forma matura, e dobbiamo avere il coraggio di dire che c'è una nuova logica tra i rapporti tra le istituzioni e i livelli istituzionali, che dobbiamo riformare il titolo quinto, che dobbiamo superare il bicameralismo perfetto, ma non perché siamo quelli del 2016, perché quelli che siamo dal 2021 in poi, perché nel 2016 lo avevamo proposto e oggi lo dobbiamo riproporre, reincarnandolo in un tempo storico che necessita di questo nostro coraggio e di questa nostra visione. Per farlo, e chiudo, credo che abbia ragione Matteo, serve un campo ampio del riformismo. Ma io più volte ho detto che più dell'ismo mi interessa la prima parte, quello delle riforme. Serve un campo ampio che soprattutto parta dai territori. Sono d'accordo con chi ha detto che è nella dimensione della territorialità, delle amministrazioni, che il paese si cambia. Lo si cambia perché lì c'è il vissuto delle donne e degli uomini, ci sono le vite, le notti, le mattine, i pomeriggi, i problemi di tutti i giorni delle cittadine e dei cittadini, ma anche perché lì ci sono i legami di connessione con
tutte le realtà straordinarie che fanno l'Italia il paese straordinario che è. Penso al terzo settore, penso al mondo dell'impresa, penso al mondo delle parti sociali, penso al mondo dell'educazione, della ricerca. Noi dobbiamo riconnettere questi tessuti e non lo possiamo fare a tavolino, lo dobbiamo fare attraverso una grande operazione di movimento che deve vedere il riformismo di Italia Viva entrare in campo, non con una tattica di alleanza con l'uno con gli altri, riproponendo modelli vecchi come quelli che ho letto, diciamo, sui titoli del giornale. Oggi il campo che noi dobbiamo costruire è un campo di vocazione, lasciatemelo dire, finalmente maggioritaria, dove la nostra vocazione maggioritaria è una vocazione che si rivolge all'interezza del nostro paese, che si rivolge a tutto il paese, perché l'Italia si salva se si risalva davvero ricostruendo la sua dimensione fortemente di grande, grande coesione. Per farlo serve visione, ma noi siamo fortunati perché abbiamo un leader straordinario che questa visione ce l'ha in modo unico, e serve passione, serve intelligenza, serve tenacia. Pertanto siamo fortunati, lo abbiamo dimostrato in questa campagna elettorale che ha portato fattivamente i suoi frutti. Abbiamo oggi non solo un'opportunità, ma una responsabilità unica, non solo e non soltanto per il futuro di Italia Viva, ma davvero per tutto il paese. E a chi continua, lasciatemelo dire, a discutere su da che parte del campo stare, lasciando al centro del campo una palla che nessuno ha il coraggio di prendere in mano e di toccare, ecco, noi rispondiamo entrando in campo, prendendo questa palla al centro, dando finalmente questo calcio di avvio ad un processo di riforma al centro e al centro intento come luogo di una politica che si mette a servizio di ricomposizione del paese, e vedrete che non solo ci seguiranno, ma che la partita sarà la più entusiasmante e bella possibile di quella che noi possiamo in questo momento immaginare. Grazie. Grazie Elena.